Buongiorno a tutti e a tutte, io sono Federica Ruggero, sono anch'io del CEOFS nazionale e dell'area della progettazione. Anch'io sostituisco il coordinatore del mio laboratorio, che è il quarto, su reti sociali, giovani e start-up. Ho schematizzato il risultato del laboratorio per facilitare anche la sintesi, perché noi siamo partiti da un discorso sulle reti sociali abbastanza diverso dal solito, nel senso che abbiamo inteso le reti sociali come una sorta di micro distretto, che è un'idea che in qualche modo sintetizza due aspetti: primo, quello del distretto industriale, che sicuramente è unanimemente noto, inteso appunto sia come estensione sia come architettura, laddove c'è un intero territorio coinvolto con vocazione, a particolare vocazione produttiva, è tutto un indotto che vi ruota intorno, però nel nostro caso declinato al sociale, in particolar modo per l'inserimento lavorativo dei giovani e la loro inclusione sociale. In che modo? Attraverso la commistione con un'altra realtà, quella dell'incubatore sociale, che nel caso del microdistretto è diffuso, vale a dire che coinvolge l'intero territorio e in un'ottica di cittadinanza attiva e partecipazione dal basso. In questo modo si dovrebbe creare tanto l'inserimento lavorativo quanto la creazione di impresa. In che modo? Nella sinergia che si viene a formare tra tutte le realtà del territorio, appunto dalla formazione al lavoro, comunque la creazione di impresa, passando per tutti gli step previsti, in cui il ragazzo viene accompagnato e supportato in ogni sua fase dal territorio stesso. All'interno di questo sistema prende vita l'impresa formativa, laddove diventa un contenitore di sperimentazione lavorativa, che è esattamente l'anticamera intermedia, cioè il between rispetto alla formazione tout court e alla formazione lavorativa vera e propria. Per quale motivo in realtà è uno step aggiuntivo? Perché non è né più solamente formazione ma non ancora lavoro, però è un contesto in cui i giovani possono sperimentare gli aspetti che, se vogliamo, non emergono in un contesto formativo ma che invece sono necessari per comprendere il funzionamento del lavoro, in un contesto che rimane comunque protetto perché si tratta ancora di una fase intermedia, appunto un'anticamera che precede l'accesso al vero e proprio mercato del lavoro. E anche in questo caso è stato dirimente analizzare l'importanza delle soft skills, perché molto spesso sono esattamente queste le competenze che permettono a un ragazzo di trovare lavoro, ma soprattutto poi di conservarlo, ed è un elemento importante anche per la creazione di impresa, che molto spesso non si tiene in considerazione, perché di nuove imprese ne nascono moltissime, ma la quasi totalità di solito è destinata a fallire, proprio perché non c'è stato un lavoro alla base dietro, sia rispetto a questioni veramente finanziarie ed economiche, che sicuramente sono importanti, ma forse anche rispetto a quelle competenze trasversali, quindi sociali e relazionali, che troppo spesso vengono poco considerate anche nella creazione di imprese, non solamente nell'inserimento lavorativo to cure. In questo senso l'esperienza del microdistretto si pone come obiettivo di colmare un'idiosincrasia, una schizofrenia del mercato del lavoro, che vorrebbe giovani, tanto giovani quanto competenti, che ovviamente è un ossimoro. In questo modo un sistema architettato in questa maniera dovrebbe rispondere a questo ossimoro, permettendo ai giovani di essere formati, di essere competenti, tanto per quanto riguarda le competenze tecniche quanto quelle relazionali e sociali. Siccome mi hanno detto gli italiani, questo è quanto. Ho tagliato.